inviati nel mondo ad aprire le porte dei cuori dei fedeli, ad aiutarli a superare la vergogna del peccato, a coprirli con la coperta della misericordia, esprimendo la maternità della Chiesa. Sono i 1.142 missionari della misericordia, sacerdoti indicati dalle diocesi di tutto il mondo per le loro capacità pastorali, spirituali e di ascolto, ai quali Papa Francesco, nel giorno del mercoledì delle Ceneri, ha affidato il mandato di essere testimoni privilegiati e annunciatori dell'anno santo della misericordia, confessori umili e sapienti con l'autorità di perdonare anche i peccati riservati alla sede apostolica. Più di 700 di loro erano presenti nella Basilica di San Pietro nel primo giorno di Quaresima, alla messa celebrata dal Papa davanti alle spoglie mortali dei grandi santi confessori Padre Pio da Pietrelcina e Padre Leopoldo Mandic, indicati come esempio di santi ministri del perdono. Francesco li ha mandati nel mondo per essere segni e strumenti del perdono di Dio. Cari fratelli, possiate aiutare ad aprire le porte del cuore, a superare la vergogna e a non fuggire dalla luce. Che le vostre mani benedicano, risollevino i fratelli e le sorelle con paternità, che attraverso di voi lo sguardo e le mani del Padre si possino sui figli e ne curino le ferite. Il giorno prima, nella sala regia del Palazzo Apostolico, il Papa aveva incontrato i missionari della Misericordia presenti a Roma, invitandoli ad essere in prima persona testimoni della vicinanza di Dio e del suo modo di amare, e a ricordarsi che è Cristo che perdona e noi suoi ministri abbiamo sempre bisogno di essere perdonati da Lui. Qualunque sia il peccato che viene confessato o che la persona non osa dirlo, ma lo fa capire, è sufficiente. Ogni missionario è chiamato a ricordare la propria esistenza di peccatore e a porsi umilmente come canale della misericordia di Dio. Il confessore poi deve saper guardare al desiderio di perdono che c'è nel cuore del penitente, che sente che deve togliersi qualcosa, ma forse non riesce a dirlo. Anche per la vergogna, che è componente determinante per la conversione. Vergogna sia per quanto sia compiuto, sia per doverlo confessare ad un altro. Il Signore capisce queste cose. Il linguaggio dei gesti, le braccia aperte, per capire cosa c'è dentro di quel cuore che non può venire detto. Ho detto così, ho bevuto un po' e la vergogna. Ma mi capite? Voi ricevete tutti col linguaggio che possono parlare. Davanti a noi, quindi, ha spiegato Papa Francesco, c'è una persona nuda da coprire con la coperta della misericordia e accogliere con cuore di padre, perché non è con la clava del giudizio che riusciremo a riportare la pecorella smarrita all'ovile, ma con la testimonianza della santità di vita. Voi avete sentito, anche io ho sentito tanta gente che dice no, io non ci vado mai perché sono andato una volta e il prete mi ha bastonato, mi ha rimproverato tanto. Sono andato e mi ha fatto domande un po' oscure, di curiosità. Per favore, questo non è il buon pastore. Questo è il giudice che forse crede che lui non ha peccato, o è il povero uomo malato che con le domande è incuriosito. Un missionario della misericordia, invece, ha concluso il Papa, porta sulle sue spalle il peccatore e lo consola con la forza della compassione. Quando sentirete il peso dei peccati a voi confessati e la limitatezza della vostra persona, confidate nella forza della misericordia e dite, come tanti santi confessori, «Signore, io perdono, mettilo sul mio conto».